Inaugurata a Teramo la nuova sede del partito di Fratelli d'Italia in via Mario Capuani 80, che sarà il punto di riferimento per il coordinamento provinciale e comunale per il circolo territoriale di Teramo. L'occasione è stata anche quella di annunciare nuovi ingressi nel partito guidato dalla Premier Giorgia Meloni. Finalmente abbiamo una sede fissa, delle mura, soprattutto degli uffici dove si può interagire con la gente e possiamo tranquillamente incontrare sia gli iscritti, i simpatizzanti e tutti coloro che vogliono trovare le nostre posizioni a livello nazionale, locale e regionale. Il coordinatore regionale Sigismondi ha rimarcato l'importanza di questa apertura e ricordato che il prossimo 26 novembre ci sarà il congresso del partito a Teramo. È un punto di riferimento, ma anche un punto di riferimento per i tanti amministratori che stanno aderendo a Fratelli d'Italia. Sapete che Fratelli d'Italia ha avviato una fase congressuale che vedrà impegnati proprio il 26 a Teramo gli iscritti della provincia, in una fase importante di scelta della classe dirigente, anche in virtù di un tesseramento che ha portato a raddoppiare in Abruzzo gli iscritti di Fratelli d'Italia, questa dimostrazione del grande attaccamento e della grande sensibilità che il governo Meloni e il presidente Marsilio hanno nei confronti del territorio, un attaccamento che poi si traduce di fatto in consenso e sono sempre più gli abruzzesi che scelgono Fratelli d'Italia. Entra ufficialmente in Fratelli d'Italia anche la sindaca di Castelcastagna, Rosanna De Antonis, assieme a tutta la sua maggioranza comunale. Oggi viene formalizzato il mio ingresso in Fratelli d'Italia. È già da diverso tempo che meditavo questa cosa. Fratelli d'Italia è un partito che mi rappresenta tantissimo perché è molto ben radicato sui territori, conosce le problematiche del territorio e siccome ritengo che già da diverso tempo il civismo non abbia dato tutte le risposte che ci si aspettava, l'appartenenza ad un partito significa progettare, significa lavorare per l'interesse dei territori.